Ci sono persone celebri per la loro memoria prodigiosa e altre famose per la loro straordinaria smemoratezza. Prendiamo per esempio il caso di Ryan Mahadave, mi scuso per la pronuncia, che un giorno all'età di 5 anni si mise a passeggiare di fronte a casa sua mentre i suoi genitori intrattenevano degli ospiti. Ryan studiò le macchine degli ospiti, tornò a casa e recitò a memoria tutti i numeri di targa abbinati ai rispettivi proprietari in ordine di parcheggio. Ma come faceva? Quando i ricercatori gli posero questa domanda, rispose che per lui spiegare come ricordava i numeri era un po' come andare in bicicletta. Sapeva fare entrambe le cose, ma non era in grado di spiegarlo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jacopo, studente appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Con memoria si intendono una serie di processi che ci permettono di registrare, archiviare e poi recuperare le informazioni. La memoria ci consente di imparare dalle esperienze e quindi di adattarci ad ambienti in cambiamento. E senza la capacità di ricordare non avremmo potuto sopravvivere come specie. La memoria la possiamo immaginare come un computer, come un sistema di elaborazione delle informazioni che le codifica, le magazzina e le recupera. Sono stati proposti alcuni modelli per spiegare come funziona la memoria. Oggi vi parlerò di quello un po' più influente, ovvero il modello di Atkinson e Shiffrin del 1968. Questo modello viene definito il modello a tre stadi perché suddivide la memoria in tre componenti principali: la memoria sensoriale, la memoria a breve termine o memoria di lavoro e la memoria a lungo termine. La memoria sensoriale recepisce brevemente le informazioni dei sensi in arrivo e questo lo fa grazie a quelli che sono chiamati i registri sensoriali. Il nostro registro sensoriale per la vista, per esempio, è detto magazzino iconico, mentre quello uditivo è chiamato magazzino ecoico. Tuttavia, quasi tutte le informazioni ricevute dalla memoria sensoriale svaniscono in pochi istanti. Secondo il modello, però, se prestiamo attenzione, alcune informazioni entrano nella memoria a breve termine, ovvero quel magazzino che conserva temporaneamente un numero limitato di informazioni. Ma come fanno a rimanere nella memoria a breve termine? Il procedimento è molto interessante. In pratica è necessario che le informazioni che transitano dalla memoria sensoriale a quella a breve termine si trasformino in un codice di memoria. Codici di memoria possono essere le immagini mentali, suoni, movimenti motori o stimoli. In molti casi, però, la forma di un codice di memoria non corrisponde alla forma dello stimolo originario. Per farvi un esempio semplice, mentre leggete e quindi avete a che fare con stimoli visivi, probabilmente non immagazzinerete nella memoria la forma delle lettere. Probabilmente vi creerete dei codici sonori, pronunciandovi mentalmente le parole che leggete, oppure dei codici semantici, se pensate al significato delle parole. Ma quante informazioni può contenere la memoria a breve termine? Prima di rispondervi, vi lascio questa immagine e vi chiedo di cercare di memorizzare quanti più numeri possibili. Sono pronto a scommettere che vi ricordate dai 5 ai 9 numeri. A seconda delle informazioni, infatti, come una serie di numeri o lettere scollegate tra loro, quasi nessuno è in grado di ricordare più di 6. La memoria a breve termine, poi, oltre che essere limitata nel numero di elementi che puoi immagazzinare, è limitata anche nel tempo. Vi è mai capitato di conoscere qualcuno e dimenticare subito il suo nome? Le informazioni, infatti, se non vengono ripetute, tendono a essere dimenticate in circa 20 secondi. Se vengono ripetute, come quando manteniamo a mente un numero di telefono che dobbiamo scrivere e poi chiamare, le informazioni possono estendere la durata nella memoria a breve termine. Non dobbiamo però pensare alla memoria a breve termine come una fase transitoria tra la memoria sensoriale e quella a lungo termine. Contrariamente a quanto si credeva molti anni fa, la memoria a breve termine è una vera e propria memoria di lavoro. Infatti, è sì un sistema a capacità limitata, ma è in grado di mantenere e soprattutto di elaborare queste informazioni. Infine, arriviamo alla memoria a lungo termine. La memoria a lungo termine è il nostro super archivio in cui conserviamo tutti i nostri ricordi. Se per la memoria a breve termine il limite di capacità è intorno alle 7 unità, quanto credete ce ne possano stare in quella a lungo termine? 15? 50? 120? Qualsiasi cifra abbiate ipotizzato, avete sbagliato. La memoria a lungo termine, infatti, ha una capacità potenzialmente illimitata e una volta formatosi, un ricordo a lungo termine può durare anche per tutta la vita. Una domanda può sorgere spontanea, ma questi magazzini della memoria a breve termine e quelli della memoria a lungo termine, ma sono separati? Gli studi che sono stati condotti su pazienti affetti da amnesia sembrano confermarlo. Se gli dite il vostro nome o gli raccontate un episodio, riusciranno a ricordare per un po', ma non saranno in grado di archivarlo nella memoria a lungo termine. Nella memoria a lungo termine, poi, troviamo due sottomagazzini. Abbiamo un magazzino, chiamato memoria dichiarativa, che custodisce sia le nostre esperienze personali, ovvero la memoria episodica, sia conoscenze generali sul mondo e sul linguaggio, ovvero la memoria semantica. E poi abbiamo un magazzino, chiamato memoria procedurale, che contiene le nostre competenze motorie e le azioni, come saper andare in bicicletta, per esempio. Dopo tutto questo affascinante viaggio nel nostro cervello, una domanda sorge spontanea: ma perché allora dimentichiamo?
Se molti ricordi durano per tutta la vita, com'è possibile che dimentichiamo così tante cose? Beh, la risposta sta in alcuni errori che il nostro cervello fa nei processi di codifica, archiviazione e recupero delle informazioni. Molti dei vuoti di memoria, per esempio, non derivano dall'oblio delle informazioni già in nostro possesso, ma dalla mancata codifica delle informazioni nella memoria a lungo termine. Un altro motivo per cui dimentichiamo riguarda quelle che vengono definite amnesie. Tipicamente si distinguono due tipi di amnesia. L'amnesia retrograda, che riguarda la perdita della memoria di eventi precedenti all'insorgere dell'amnesia, e l'amnesia anterograda, la quale riguarda invece la perdita di memoria di eventi successivi all'insorgenza dell'amnesia. L'amnesia infantile, che tutti abbiamo sperimentato, invece è la perdita dei ricordi delle prime esperienze di vita. Gli studiosi pensano che questo potrebbe essere dovuto al fatto che le aree cerebrali in cui ha sede la memoria sono ancora immature nei primi 3 o 4 anni di vita. Anche in caso di malattie come la demenza o il morbo di Alzheimer si assiste a una progressiva perdita di memoria. A tal proposito ho fatto un video sull'Alzheimer, vi lascio il link qui in descrizione, vi invito ad andarlo a vedere se siete interessati. Ma dove risiede nel cervello la nostra memoria? Beh, sono molte le aree del nostro cervello che hanno un ruolo importante nella memoria. Tra queste troviamo la corteccia frontale, il talamo, la corteccia prefrontale, l'ippocampo, l'amigdala e il cervellino. Cari amici, questo video termina qui. Spero sia stato di vostro gradimento. Vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e lasciare nel box dei commenti domande, osservazioni, critiche. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!